Troppo spesso quando si parla di inclusione e accessibilità si pensa, insomma, il pensiero comune è come entrare in un luogo, le rampe, gli accessi, e sicuramente sono indispensabili affinché tutte le persone, anche quelle con mobilità ridotta, possano accedere agli ambienti, ma poi c'è un passo successivo, e credo che questo progetto sia proprio il passo oltre, perché bisogna imparare a godere poi di quello che c'è dentro un ambiente, quindi permettere a tutte le persone, anche con diverse abilità, di fare esperienza e appunto usufruire del bello che è in questo caso all'interno del Museo del Cassero, ma mi auguro che poi questa esperienza si possa allargare ad altri musei, ad altre realtà. Grazie appunto alla collaborazione con un altro museo e a esperti, i ragazzi di una classe della secondaria hanno realizzato alcune parti e alcune spiegazioni che siano fruibili da persone non udenti, non vedenti o con appunto altri tipi di disabilità, perché accedendo al museo e ai dispositivi che sono nel totem praticamente possono acquisire informazioni e quindi godere delle opere in altra maniera, in una modalità a loro congeniale. Esatto, abbiamo realizzato questo totem grazie all'acquisizione di immagini tramite un drone, e successivamente grazie alla fotogrammetria siamo stati in grado di costruire questo modello 3D e poi realizzarlo mediante la stampa 3D in materiale riciclabile, ed infine lo abbiamo composto tutte le varie parti, dipinto con un colore neutro che se fosse resistente alle intemperie, comunque sia un tocco prolungato, e infine lo abbiamo donato al museo. Allora, non è il primo progetto che noi facciamo per il territorio, quindi per noi è un grande motivo d'orgoglio. E non solo per noi che siamo qui a rappresentare la nostra società, quanto anche per il nostro team che partecipa in maniera volenterosa al progetto di realizzazione del Cassero, dalla A alla Z.